Buongiorno, siamo nell'azienda di Dorsi Chiara, una bellissima realtà aziendale con un grano anche in questo caso stupendo. E, c'è da osservare che anche i grani della Dorsi Chiara sono tutti inseriti nella filiera carta del mulino Barilla. Cosa abbiamo fatto in questo caso? E quindi io chiedo anche conferma alla Chiara. Allora, se non vado errato, abbiamo fatto 2,5 quintali di organ top in presemine. Sì, certo. Che è della Fomet. Dopodiché, a livello, io in questo caso parlerei innanzitutto della nutrizione. Abbiamo fatto in accestimento 2,5 quintali di un solfato ammonico. Abbiamo proseguito in levata, che quella è una fase molto importante, con una concimazione liquida, azoto-zolfo. Lo zolfo nelle mie analisi e nelle mie proposte in questi ultimi anni non manca mai, deve sempre esserci in campo. E dopodiché, da un punto di vista, abbiamo usato anche in questo caso Axial One, disarbo della Syngenta, più Zippa, perché anche in questo caso avevamo delle infestanti difficili, anche se per esempio lei è molto amante di vedere dei rossi, delle colorazioni rosse in campo, che però insomma è sempre meglio togliere, servono i papaveri resistenti, che lei ne ha sempre avuti tantissimi, ma in questo caso con lo Zippar più Axial One siamo riusciti a controllarli bene. E dopodiché abbiamo fatto Elatusera in un trattamento abbastanza anticipato, perché quest'anno abbiamo visto degli attacchi fungini precoci, anche perché avevamo alte temperature e umidità in campo, e in spigatura abbiamo fatto Univoc, che è una di Corteva, ok? E in un'altra parte, oltre ad aver usato un doppio trattamento di 1,25 di Pentac 5 ala, sì, sia nel diserbo che nel trattamento fungino di foglia bandiera, abbiamo usato anche lo strale sulla spigatura. Sì. Va bene? Ora siamo davanti a anche in questo caso, un bellissimo campo di Astrolabe, un grano del mio amico Damiano della Limagren, e veramente bello, una pianta sanissima, molto sana, non vedo segno di allettamento, anche se abbiamo avuto una stagione contro, diciamo, perché abbiamo avuto dalla grandine alla tantissima pioggia, e io lo vedo decisamente bello, e secondo me qui abbiamo anche una produzione decisamente interessante. Vorrei sentire dalla Chiara cosa ne pensa in merito, come lo vedi? Io confermo che sono molto soddisfatta, perché abbiamo avuto una brutta grandinata anche ieri con eccessi d'acqua, di pioggia, e devo dire che questa qualità è quella che probabilmente ha resistito meglio rispetto ad altre che in alcuni punti sono un po' in difficoltà. Per cui questa è una prova, è il primo anno che lo mettiamo, e penso che l'anno prossimo sicuramente aumenteremo gli ettari, sì, ecco, senz'altro. Complimenti sono già stati fatti da Arnaldo e dalla proprietaria dell'azienda, però devo io fare i complimenti ad entrambi, intanto all'azienda per aver scelto la varietà LG Astrolabe. Non è sempre facile decidere di cambiare una varietà quando magari all'interno dell'azienda ci sono già delle varietà affermate, quindi bisogna affidarsi sicuramente alla parte tecnica. LG Astrolabe è sicuramente in questa situazione veramente molto, molto bello. Le sue caratteristiche sono: è un ciclo medio tardivo, un alto potere di accestimento, con una buona tenuta, buonissima tenuta all'allettamento, e anche una buona tolleranza di suo di genetica alle malattie fungine, che in questo caso non sono presenti grazie anche alla tecnica, quindi all'epoca corretta dei trattamenti. Astrolabe, lo potete notare in campagna, non ha una dimensione della spiga eccessiva, però porta tantissimo numero di piante. Tranquillamente in questo caso saremo oltre le 600 spighe a metro quadro, quindi questo è indice di produttività. Come caratteristiche, e l'ha detto prima all'inizio Arnaldo, è inserito nella carta del mulino, quindi nell'importante filiera italiana, vuol dire che ha determinate caratteristiche che piace all'industria. In particolare è un panificabile con un W tra i 180 e i 200, ma ha una bassa tenacità, che quindi è estremamente importante per le lavorazioni del mercato italiano. Quindi è a granella rossa, habitus T
tipicamente invernale, quindi si può tranquillamente seminare già nella prima decade di ottobre, non crea nessun tipo di problemi. Anche l'infittimento, come in questo caso in queste zone si utilizza quantità di seme abbastanza elevato, comunque non porta né a problemi particolari sulle malattie fungine, tantomeno a problemi per l'allettamento, che è un altro argomento molto importante.